Altro dispositivo presentato da LG è il nuovo 3D Max della famiglia Optimus. Questo 3D Max permette, come il predecessore presentato sempre qui a Barcellona lo scorso anno, di visualizzare contenuti in HD tramite lo schermo WVGA che integra la tecnologia 3D senza bisogno di occhialini. Ovviamente dalla video non potrete apprezzarne le qualità, ma aprendo un'immagine o un video potremo scegliere se visionarlo in 3D oppure passare alla classica visualizzazione in 2D, in quanto è presente questo piccolo tasto in basso a destra che consente l'immediato passaggio da un 2D al 3D. Molto sottile come dispositivo, in quanto soli 9,6 mm di spessore. Possiamo trovare uno schermo da 4,3 pollici ed il processore montato è di 1,2 GHz, un dual core molto performante. E riguardo i contenuti 3D è possibile registrarli e visualizzarli grazie alle due telecamere che ad ogni modo riescono a riprendere anche in 2D, ovviamente a 5 megapixel. Il sistema operativo montato all'interno di questo 3D Max è la versione 2.3 di Android, quindi la versione Gingerbread, ma con possibilità di effettuare l'aggiornamento all'ultimo Ice Cream Sandwich. Quindi anche per quanto riguarda l'Optimus 3D Max è tutto. Continueremo adesso a visitare lo stand LG, ma al momento è spazio di Ronix, vi saluto.